per esempio Savoia, che era agli sgoccioli della carriera, oppure giovani, giovani promesse. Per esempio, un'analogia che mi viene pensata in questo momento è quella di accostare, Giulietti potrebbe essermi da conforto, di Parigini con Maurizio Marchei. Cioè, Castagnera va trovato pur in un calcio datato, pur in un calcio diciamo così, che non aveva l'aspetto della fisicità, la priorità, si guardava più la parte tecnica, la parte organizzativa del gioco, cominciava a venire fuori qualche allenatore innovativo che puntava sull'aspetto fisico e anche sulla qualità del gioco. Castagnera aveva inventato i famosi triangoli che si assomigliavano un po' al gioco corto di Viciani. Entrava Marchei e risolveva le partite, entra Parigini e Cambia sorprende sempre le. qualcosa quando entra Parigini, arrivi Sì, perché accelerati, io ho detto una cosa, non imprevedibilità e conoscendo cambia tutto il tutto. calcio professionistico, perché ci siamo ritornati dopo qualche anno. A me sembra che se provassimo a prendere dei calciatori professionisti e metterli ai nastri di partenza per fare i 100 metri, penso che Parigini sicuramente entro i primi 3 o 4 arriva sicuro, perché ha una velocità incredibile. Secondo me era stato il migliore in campo anche a Modena, che pure aveva giocato dal primo minuto. Aveva mancato poi quel gol alla fine, Sì, ma così di forse mira, l'unica tutto lì. cosa, ma questo parliamo di un ragazzo di 18 anni, e quindi anche in questo c'è analogia con Marchei, anche Marchei qualche Era gol lo giovanissimo. faceva. Parigini probabilmente viene travolto dalla sua stessa velocità nel segnare, cioè è talmente veloce, questa velocità va benissimo quando non si è in area di rigore, ma quando si è in area di rigore occorre, ricordo una espressione che usava spesso Castagnier, scalare la marcia in maniera tale di ritrovare l'equilibrio della postura e della iniziativa che si vuole assumere. E poi trovare quell'attimo, diciamo, di freddezza per battere la rete, perché evidentemente Parigini, ecco, usando una espressione un po' così veloce come quella che usa lui, può farsi tradire, può essere tradito dalla sua stessa Io velocità. tra l'altro aggiungo, Mario, se Parigini, credo che concorderà Stefano, dovesse iniziare anche a segnare, raggiungerebbe la perfezione assoluta, perché in questo momento, specie in partita in corso, diventa il valore aggiunto, anche se Mario ricordava, Stefano, un dato importante, anagrafico, Perugini ha 18 anni, Fazi ha poco più di 18 anni, dalla primavera della Fiorentina è stato catapultato nella Serie B, che conta, perché è la Serie B che il Perugia vuole recitare da protagonista. Insomma, uno splendido mix tra giovanissimi e esperti che continua a funzionare magicamente con l'armonia di sempre dalla prima partita con il Bologna. La squadra secondo me è costruita con molta intelligenza e devo dire che, ecco, in questo senso Roberto Goretti ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Al tempo stesso lo è anche per il tipo di impostazione che è stato dato, quindi anche con un mix, come dicevi tu, di giovani e meno giovani, ma a mio parere anche con una serie di costi assolutamente contenuti, perché non è il classico squadrone costruito per vincere con la ricerca dei nomi o delle cose. Sono stati giocatori che probabilmente hanno capito che qui potevano venire a fare ancora una o due annate importanti, e dall'altra parte giovani che invece potevano magari trovare la loro consacrazione. Questa cosa, secondo me, sta dando veramente dei risultati strepitosi. Poi, chiaramente, ricordiamoci, come dicevamo nell'altra trasmissione, mi ricordo lo disse proprio Claudio. Questa è una maratona, 42 km per 42, con l'analogia delle Partite. 42 partite. Mancano tanti chilometri Mancano tanti ancora, quindi non chilometri, diamo veramente giudizi di definitivi. strada, ne abbiamo ancora tanta da fare, però fammi conoscere gli umori della curva, Claudio, perché a questo Gli umori punto della i curva tifosi sono. iniziano a sognare davvero Sì, qualcosa i di tifosi importante. comunque, sì. Noi tifosi più equilibrati diciamo che bisogna vivere la giornata come dicono anche la società. È chiaro che il record assoluto di abbonamenti in B e il quinto di tutti i tempi è stato raggiunto. Noi Ricordiamo superate le domenica 7.000 abbiamo tessere di abbonamenti. 7.017 tessere, che addirittura superiori al primo anno assoluto di Serie A. Il primo anno di Serie A, alcuni nel 75-70 furono fatte 7.005. Già siamo a 7.017 e ancora sono 2 settimane, quindi parliamo di dati eccezionali, considerando anche i cavilli burocratici, gli Sky, cioè una volta queste cose già, quindi siamo a livello Un di. dato che potrebbe essere migliorato ancora, perché Sì, se non sbaglio sono assolutamente. ancora in vendita gli abbonamenti, chissà se riusciremo a Fino toccare al quota 8.000. sabato del Frosinone,
perché si gioca la domenica, quindi Perugia-Frosinone si gioca domenica e notturno. Sì. Quindi Modena eccezionale, oltre 900 da Fonte Sky, ma anche qualcosa di più. Anche qualcosa di più, perché qualcuno è entrato. Insomma, diciamo 1000, dai. Si, no, no, cioè, considerando che i romanisti a Parma il mercoledì erano 800 e i milanisti a Empoli 900, cioè, parliamo di cifre straordinarie.